stato difficile venire qui a testa bassa. Non è così che sei stato educato? Sì, credo che sia la parola d'arte. Non è così che sei fatto, lo capisco bene. Non sto cercando di umiliarti o di fartela pagare in qualche modo. Perciò chiedi scusa e basta. Lo chiameremo H sotto la diga e ognuno per i fatti suoi. Scusa, ma che cazzo dici? Come hai detto? Di che cazzo stai parlando? Claire George ha detto che venivi qui a chiedere scusa. Oh, no, no. Io dovevo venire qui perché tu chiedessi scusa a me. Secondo te? Claire George. Tu mi hai mandato a farmi fottere. Io dovrei chiedere scusa a te. E poi l'acqua scorre sopra una diga e sotto un ponte, scolaretto fighettino. Zitta. Sì. Potrei anche allergarla un pochettino, eh. Ma io non so chi cazzo sia questo qui. Senti, è venuto qui per riparare la vetrata che ha spaccato l'ultima volta che sei stato qui. Si può scusare un momento? Vabbè, ma via. Tu mi mandi a farmi fottere e io dovrei scusarmi. Sì. Tu mi spacchi la vetrata e io dovrei scusarmi. Il posto a Helsinki era mio. Ah no, il posto a Helsinki non era tuo, altrimenti tu non saresti a Helsinki. Alan Wolf stava in questo ufficio. Alan Wolf non è più direttore della. Era già nero su bianco. Alan Wolf non è più direttore dell'operazione europea. Non ne fa lui le nomine, ma io. Mi è stato promesso. Non da me. Sono nella compagnia da 24 anni. Sono stato piazzato in Grecia per 15. Papandreou avrebbe vinto le elezioni se non avessi aiutato la giunta a farlo prigioniero. Ho armato e neutralizzato l'esercito ellenico. Ho neutralizzato campioni del comunismo. Ho imparato anche il finlandese che ti serve a tanto qui in Virginia. E sono anche stato capo marmotta. Perciò voglio sapere come mai non sarò mai capo della base di Helsinki. Saruto. Come dici? Per Helsinki mi serve qualcuno con capacità diplomatiche. E tu non ne hai. Ah, è così? Sì, è così. E non so perché diavolo non ti ho licenziato quando mi hai spaccato la vetrata. Oh, sì che lo sai, Crevely. Senti, Gast. Ti scopri la fidanzata di Roger. E sai che lo so. Non voglio onorarti nemmeno di una risposta. Ah, sì, tu onori lei nel culo, al Jefferson Hotel, stanza 1210. Ma ti voglio chiedere, i 3.000 agenti che Turner ha licenziato, è perché anche loro mancavano di capacità diplomatiche? Ti riferisci per caso all'ammiraglio Stenfiltano? Sì, sì, 3.000 agenti, ognuno di quei poveri disgraziati americano di prima o seconda generazione. È perché anche loro mancavano di capacità diplomatiche? O per Turner non era una buona idea avere delle spie che parlassero la stessa lingua della gente che spiano, cazzo? Beh, mi dispiace, ma non puoi biasimare il direttore per aver discusso della lealtà verso l'America di persone che a stento sono americane, per dirne una. Sì, vorrei prendere un attimo per esaminare i vari modi in cui sei un escremento. Cazzo, fuori dal mio ufficio. Oh, sì, signore. Prima che ti distrugga la carriera, oh, stronzo. Oh, sì, signore. Potrei avere bisogno di lei tra un momento. Porca miseria! La mia lealtà. Sono 24 anni che la gente cerca di uccidermi, gente che sa come fare. Ora, pensi perché mio padre è un greco che sapeva fare bevande gassate? O perché forse sono una spia americana? Vai a farti fottere, roccioso del cazzo!